Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo scontro tra titani. Io lo dico e lo ripeto, ragazzi, settimana prossima ci sarà lo scontro tra titani XXLabile con tanti incontri, dato che sta tornando tanta gente a richiedermi incontri. Però ve lo dico subito, ovviamente, come avevo già detto, quando arriverà il tempo di Injustice 2, chiuderò la mia serie di video su Mortal Kombat X e ci sposteremo giustamente su questo nuovo capitolo fatto da quelli del NetherRealm Studios, pubblicato da Warner Bros. Games. Oggi si sa lo scontro tra titani richiesto da C maiuscolo a Andriola, che ti saluto, e mi chiede di fare un incontro tra l'Alien Invocator. Dov'è l'Alien? Hanno cambiato il posto? Hanno cambiato Invocator? Contro Rettile? Dov'è Rettile? Rettile, dov'è? Reptile in inglese? Vediamo se sa qualche, esattamente, se ha qualche vestito melopio classico. Che tra l'altro vi voglio fare soltanto notare che classico è scritto con la K, come Mortal Kombat, ma Kraken è giusto, perché c'ha la K qui, vabbè. Piccole affaccendate, affaccendate, e mi dice di prendere Rettile nella fossa, e non mi ha detto altro, quindi lo prendiamo nocivo, proprio che rompe le balle, tanto, e bam, tutto qua nella fossa. Sembri quasi di Zaterra. Vieni qua, amico. Mamma mia. No, bastardo infame. Incredibile lotta. Ti sta bene, ci godo. Sei un marrano figlio di Kane. Figlio di Kane, l'ho letto, eh. L'ho letto. Porca puttana. Se ti dico che l'ho letto, figlio di Kane, figlio di Undertaker, ah, capito? No, figlio di Kane, dopo figlio, vabbè. Botte incredibili. Era tanto che non usavo l'alieno, assolutamente, proprio tantissimo. Porca miseria, bastardo! Finocchio, c'ha anche lo stesso colore. No, la figura barbina però no, non volevo farlo. Bastardo. Infingardo schifoso, lurido essere impestente. Aio. Però non è giusto che mi tiri dietro le lanterne che sono lì fatte dai monaci Shaolin che hanno passato tanto tempo a crearle. Dopo arrivi te, stronzo schifoso, e me le rovini tutte, va bene? Perché qua si tratta di rovinare cose. Stronzaccio, aia. Le botte che mi sta tirando sto cazzo di rettile. Certo che anch'io prenderlo nocivo. Porca miseria, schifo che te faccio del male. Tanto ovviamente quando c'è la battaglia nella fossa c'è sempre anche. No, però non volevo. Sì, volevo tanto. Schifoso. No, non è finita. Porco. Vabbè, sto qua che mi tira le palle. Le palle. La prendo con la coda, eh. Ta! Schifoso, impestente. Tra l'altro si vede tranquillamente che non si lava questo coso qua, perché tutti mo, no, tutti i moscerini. Stavolta t'ho preso, ti faccio del male. Ti metto un pochino a posto con un della spettacolare agopuntura, che se Goro fa il chiropratico, ovviamente Alien per arrotondare, oltre che a incubare i propri facehugger dentro ai poveri nemici. A coloro che diventeranno delle incubatrici, deve anche arrotondare, poverino, cioè non è che può sempre solo lavorare, puttana della miseria, che ho sbagliato a fare la mossa e sono un cretino perché volevo fare delle altre robe, ma vabbè, diamolo in pasto alla nostra regina. Ah, mi è venuto in mente anche adesso che potevo fare stage fatality, ma sono un'incredibile testa di. E
Comunque, l'episodio per oggi è finito, ragazzi. Ci vediamo settimana prossima. Come ho già ripetuto miliardi di volte, potete vedere tranquillamente quanti miliardi di crediti che ho, con l'appuntamento XXL. Io, quando il prossimo episodio non dirò che ci sarà l'appuntamento XXL, sicuramente ci sarà, perché va così la vita. Spero che l'episodio ci sia.